Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per cambiare i tamburi dei freni posteriori, bisogna sollevare la parte posteriore dell'auto e rimuovere le ruote. In tal modo potrai accedere ai tamburi stessi. Solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare prima il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Adesso puoi vedere i tamburi. Prima di cominciare, sblocca il freno a mano, altrimenti l'operazione sarà impossibile. Usa un martello e un grande cacciavite piatto per rimuovere la protezione del tamburo del freno. Usa una chiave a T, controlunga lunga e inserto a bussola da 32, per sbloccare il dado centrale del tamburo del freno. Poi rimuovilo. Adesso puoi rimuovere il tamburo, mediante dei piccoli movimenti oscillatori. Puoi accedere al meccanismo del freno. Usa un cacciavite piatto per staccare, facendo leva, le linguette di fissaggio delle pastiglie. Poi rimuovi le pastiglie. A questo punto, con una pinza a becco, puoi rimuovere il sostegno del cavo del freno a mano. E poi staccare il tutto. Usa del detergente per freni per pulire la superficie e rimuovere la polvere dovuta all'usura delle pastiglie. Quando si sostituiscono i freni a tamburo posteriori, conviene sostituire anche il cilindro del freno, componente fondamentale per il buon funzionamento del sistema. Per farlo, usa una chiave inglese da 11 per rimuovere il tubo d'arrivo del liquido del freno e una da 10 per svitare le due viti di sostegno del cilindro. Procurati un recipiente per recuperare il liquido che potrebbe scolare. Rimuovi il cilindro. Per cominciare, sblocca il tubo, poi svita le viti di fissaggio. Monta il nuovo cilindro. Installa il tubo e poi riavvita le viti del cilindro. A questo punto, stringi a fondo le viti di supporto. In tal modo, ti sarà più facile bloccare il tubo. Pulisci di nuovo per rimuovere il liquido eventualmente colato. Pulisci ed asciuga le superfici di appoggio delle pastiglie, poi ingrassale con del grasso ramato. Se usi un kit premontato, a questo punto devi solo montarlo al posto delle vecchie pastiglie. Altrimenti, monta il nuovo kit sul piano di lavoro. Rimuovi la molla inferiore per recuperare il sistema di recupero dell'usura, che potrai installare sul nuovo blocco. Rimonta la molla.
Adesso puoi rimontare il blocco sull'auto. Rimetti in posizione il cavo del freno a mano dentro le pastiglie. Poi monta le pastiglie. Posizionale prima sul cilindro del freno. Poi sul battente inferiore. Quando tutto è a posto, rimonta le clip di sostegno con i nuovi perni di bloccaggio. Sul piano di lavoro, pulisci il tamburo con un detergente per freni. Poi usa della carta vetrata a grana grossa per raschiare la superficie frenante e migliorarne il rendimento. Prima di rimetterlo in posizione, potrebbe essere necessario allentare la regolazione del cavo del freno a mano. Rimetti in posizione il dado centrale interno e poi rimonta il tamburo. Avvita il dado centrale esterno. Stringilo bene, usando una grande chiave a bussola con inserto da 32 o una chiave dinamometrica. Poi rimonta la copertura del dado. Dopo aver cambiato i tamburi, bisogna spurgare il liquido del freno per fare uscire le bolle d'aria che saranno entrate nel circuito. Ti consigliamo vivamente di guardare la nostra guida Spurgare il liquido dei freni. Per regolare la tensione del cavo, verifica che il tamburo possa girare liberamente sfiorando le pastiglie. Ripeti l'operazione dall'altra parte. Adesso puoi rimontare le ruote. Abbassa l'auto e blocca bene le ruote. Operazione conclusa.